Ciao ragazzi, sono Alessandro, trainer di CrossFit 3 Fingers. Oggi vi presentiamo un workout da fare in team, quindi innanzitutto è molto divertente, perché quando si lavora in team è molto più facile spingere, perché comunque il mio compagno e i miei compagni mi aiutano a dare sempre il massimo. Il WOD è un WOD facile, abbiamo 150 calorie row, 75 squat clean, sempre in tre. Tutti questi movimenti dobbiamo farli tre volte, quindi tre round. Il meccanismo è il solito, uno lavora, l'altro, gli altri due riposano. C'è una piccola particolarità, i round prevedono un peso a salire per lo squat clean, quindi la difficoltà aumenta. In teoria le rep che riusciremo a fare a testa di seguito unbroken o non unbroken saranno leggermente inferiori. I pesi prescritti sono 40 kg e 30 kg per le donne, 50 kg e 35 kg per le donne, 60 kg e 40 kg per le donne. Non è pesantissimo, ma alla fine saranno 75 squat clean a testa, quindi non proprio una passeggiata. La difficoltà qui qual è? È che comunque è abbinato a un movimento curl row che è simile a uno squat clean. Quindi ho l'estensione forte del bacino e dell'anca, l'estensione delle ginocchia e la tirata con le braccia tese fino almeno alle tasche. Quindi ho sempre, esclusivamente gli stessi muscoli impegnati. Ok, quindi questa sarà la vera difficoltà. Sarà molto importante muoversi con efficienza e muoversi smart, direi, perché accorciare il movimento tirando troppo presto sia al vogatore sia allo squat clean mi farà solamente affaticare e lo renderà meno efficiente. Faremo un warm up non lunghissimo, ma lo faremo molto tecnico. Ci faremo una corsa di 5 minuti intorno all'isolato in modo tale che ci possiamo iniziare a riscaldare. Poi faremo 3 round di 10 metri di monster walk con l'elastico, quindi metteremo un elastico intorno al piede e cammineremo avanti e indietro in modo da attivare alla grande i nostri glutei. Poi faremo 12 jump squat e tutto questo lo ripeteremo per 3 volte in modo tale da arrivare al mad ball, al clean, che saremo assolutamente carichi. Poi utilizzeremo la palla medica. Perché? Perché la palla medica ci aiuta a sviluppare la dinamica del clean e dello squat clean, quindi a imparare qual è il momento giusto per scendere. Ok, perché con la palla medica riusciremo a fare un mad ball clean tenendo ben presente qual è il momento perfetto per andare in squat. Valutiamo quindi questa tecnica e poi passeremo a fare la stessa cosa col bilanciere, quindi inizieremo con un hang squat clean delle tasche, poi andremo al ginocchio, poi scenderemo a mezza tibia oppure dal pavimento, a seconda di come lo vogliate chiamare, per arrivare quindi a uno squat clean fatto e finito. Poi dovremo essere pronti per partire. Prima di partire faremo una piccola demo, proverete 10 calorie a testa, 5 squat clean, in modo tale da iniziare a capire che cosa vi succederà all'interno del workout. Riassumo quindi: 3 round, 150 calorie per team, 75 squat clean, peso a salire.